Ristrutturazione in casa dell'Authority in attesa che sia nominato il nuovo segretario. Con quale metodo non si sa. Intanto tutti gli incarichi di responsabile di procedimenti in corso, di cui era titolare il segretario del Nobile, sono passati ad altri con criteri abbastanza discutibili, visto che il cosiddetto RUP, secondo legge, dovrebbe essere un esperto del settore ed anche iscritto ad un albo. Ebbene, per molti dei progetti in corso e di esecuzione, la responsabilità del controllo è stata affidata ad un avvocato, anche se con la collaborazione di un tecnico, e cioè l'ingegner Fischetto, e in alcuni casi anche a dipendenti amministrativi che con gli aspetti tecnico-costruttivi hanno poco a che vedere. Anche il sostituto del segretario sarà una dirigente di fresca nomina, e cioè la signora Ligorio, che svolgerà anche le funzioni che erano di Del Nobile. Tutto questo è stato stabilito con una ennesima determina del presidente, ovviamente non preventivamente sottoposta all'approvazione del comitato portuale e che quindi per adesso è ancora sconosciuta ai componenti. E qui si potrebbe ritornare al solito discorso della segretezza di queste decisioni, che peraltro contrastano con la pubblicità e la trasparenza, che dovrebbe per legge essere la normalità per gli atti di un ente pubblico. Ma l'indirizzo dato dal presidente è abbastanza chiaro. Fino a quando ci sarà lui, di pubblica informazione ci sarà pochissimo, forse qualche comunicato di qualche viaggio, spesso anche privo di risultato, come di recente è avvenuto per quello a Miami.